E allora, come la danza, anche l'artigianato vive nella tradizione, ma anche nell'impegno di questi ragazzi. Stamattina ne abbiamo due. Francesca Quartieri, vado da lei, mi avvicino a lei che è giovane, abile, orafa, e resto qui vicino a te perché c'è Francesca Cutuli, che ben conosce i segreti dell'arte tintoria e della progettazione di un abito, e oggi porta appunto la sua conoscenza nella imprenditoria. Voglio venire prima da Francesca, benvenuta. Buongiorno. A Una Mattina Estate. Buongiorno. Mi puoi raccontare, ma soprattutto far vedere agli amici a casa, cosa stai facendo? Qual è la tua arte? Qual è il tuo mestiere? Allora, il mio mestiere è l'orefice e in questo momento sto finendo un orecchino a griff e quindi ho appunto messo la pietra prima e poi ho chiuso le griff. Dopodiché si passa a tagliarle con questo tronchesino e infine si rifiniscono le griff con questo coppetta che serve per diciamo non far graffiare le griff su un vestito. Certo. Senti, su questa tavola ci sono alcune tue creazioni, vero? Ce la puoi raccontare un paio? Ci fai entrare nel tuo mondo, nella tua ispirazione, nella tua creatività? Allora, sì, queste sono tutte mie creazioni che ho fatto durante appunto gli anni di Galdus, che è questa scuola di oreficeria. E per esempio questo lavoro qui è un bracciale di incisione. Tendo a sottolineare che l'oreficeria non è solo pratica, ma prima c'è tutto uno studio sul tema. E quindi si parte appunto da un tema, poi dopo si fa uno studio sulle informazioni, e sui siti, sui libri, e in seguito si inizia a schizzare, e quindi ci sono i primi schizzi preliminari, e dove si abbozza un'idea. Fantastico. E poi in seguito si passa ai disegni tecnici, dove ci si focalizza sui piccoli dettagli. Ma per caso qui c'è il primo che hai fatto anche, hai buttato? Sì. Qual è? È questo qui. Vai a vedere? Oh, è il primo lavoro che ho fatto. Fallo vedere, e che ho iniziato. Guarda, c'è la telecamera lì, fallo vedere, fallo rivolgerlo lì così si può vedere nel dettaglio. I nostri amici operatori sono bravissimi. E appunto questo è un fiore di loto che rappresenta la purezza e l'ho fatto per un concorso, anche qui c'era un tema, il movimento. E poi dopo appunto mi sono ispirata dal movimento, il movimento che volevamo nel mondo. E quindi ho studiato sui siti, sui libri e ho diciamo voluto rappresentare questo fiore di loto. Bellissimo, la purezza e la bellezza anche della tua emozione, sai? È così. Grazie. Ma a noi piace vederla e raccontarla agli amici a casa.